Ciao, questa è l'ultima video lezione su la Gerusalemme liberata. E questa volta analizziamo un passo tratto dal diciottesimo canto, nello specifico Rinaldo che entra nella selva di Saron. Allora, che cosa è successo rispetto alla lezione precedente? Abbiamo visto che Tancredi era in fuga perché spaventato dal cipresso, per intenderci, parlante. E abbiamo visto come a Goffredo di Buglione in sogno venga detto che Rinaldo in realtà non è morto, ma si trova appunto prigioniero di Armida. E fondamentalmente vengono mandati a salvarlo Carlo e Ubaldo, che sono due crociati, due cristiani, che appunto vengono mandati sull'Isola della Fortuna proprio per liberare Rinaldo. Rinaldo si trova nel giardino, nel palazzo di Armida, in particolar modo nel giardino, circondato da un labirinto. Grazie all'aiuto di alcune arti magiche, i due personaggi riescono ad entrare all'interno del palazzo e lì trovano Rinaldo che praticamente è un'altra persona perché è irretito, dall'edonismo e ricerca questo piacere nel paesaggio, nei rapporti con Armida. Lo stesso paesaggio ha la sensualità di un corpo femminile e Rinaldo è lontanamente l'immagine di quel paladino coraggioso che noi effettivamente conosciamo. Come fanno in qualche modo a farlo rinsavire? I due paladini, i due crociati, praticamente fanno specchiare l'immagine, insomma, mettono di fronte a Rinaldo, scusatemi, uno scudo molto lucido. Quindi Rinaldo si specchia, non si riconosce e appunto quando si vede capisce di non essere il Rinaldo che era sempre stato e questo lo porta a rompere l'incantesimo. Qua possiamo vedere una differenza con l'Orlando Furioso, perché mentre Orlando non ha consapevolezza di essere impazzito, ma è Astolfo che va sulla luna e gli fanno usare il senno per intenderci, quindi c'è la necessità di andare oltre per cercare un qualcosa che si è smarrito, Rinaldo rinsavisce ritrovando la verità dentro se stesso, è un discorso più, diciamo, più profondo. Prende consapevolezza dell'inganno, prende consapevolezza di chi è veramente. Quindi da questo punto di vista Rinaldo è il contrario di Narciso. Narciso si specchia nell'acqua, non si riconosce e per questo muore. Rinaldo si specchia nello scudo, si riconosce, nel senso capisce che lo scudo rimanda l'immagine di Rinaldo e capisce che quel Rinaldo non è il Rinaldo che conosciamo, ma che appunto si è lasciato andare ai piaceri, ritrova se stesso e appunto ritorna alla vita. Per cui Rinaldo abbandona l'isola, Armida minaccia vendetta, ma in realtà è una vendetta che non riuscirà a portare a termine perché Armida fondamentalmente si è innamorata di Rinaldo e anche Rinaldo alla fine non la ucciderà, anzi, per quanto i due si dichiarino vendetta reciprocamente, Rinaldo dirà di tornare e di prenderla e farne una nuova regina, la sua regina. In realtà questo non si verificherà, però per dire che comunque i due, al di là della magia stessa, sono legati da un sentimento che anche in questo caso non può essere realizzato. Praticamente ritornato, liberato dalla selva, dal bosco di Armida, Rinaldo ritorna all'accampamento cristiano. E qui prima si rivolge, risale sul monte Oliveto nei pressi di Gerusalemme per compiere un processo di purificazione e poi decide di porre fine a questo incantesimo della selva di Saron perché appunto non è successo nulla fondamentalmente a livello della narrazione, cioè i crociati sono rimasti bloccati perché questa magia della selva non permette loro di recuperare il legname utile per completare la difesa della città. Per cui Rinaldo decide di addentrarsi nella selva e ai suoi occhi la selva di Sarno assume una nuova sembianza perché a Rinaldo non fa paura l'orrido, non fa paura il demoniaco, anche perché lui fondamentalmente ha sperimentato la bellezza dell'altro lato, perché appunto è stato con la maga Armida. Ecco che la selva assume per Rinaldo i luoghi, insomma, i connotati di un luogo paradisiaco, quindi un luogo bello, un luogo che è immagine del piacere. E anche l'albero c'è un contrasto con la figura di Tancredi. Tancredi vede un cipresso, mentre Rinaldo vedrà un mirto, che era la pianta sacra a Venere, proprio perché diciamo lo strumento, l'elemento che ha fatto cadere in errore, che ha allontanato, ecco, più che una paura, che ha allontanato Rinaldo dal suo obiettivo, cioè la difesa di Gerusalemme, è l'amore. L'amore inteso come Eros nei confronti di Armida, ecco perché gli appare l'albero di mirto. Mentre riguarda e fede il pensier nega quel che il senso gli offeria per vero, vede un mirto in disparte e là si piega, ove in gran piazza termina un sentiero.
L'estraneo mirto i suoi gran rami spiega, più del cipresso e della palma altero, e sovra tutti gli alpori frondeggia, ed i par del bosco esser la reggia. Quindi, mentre guarda il bosco, che ripeto, non è più una selva orrenda, ma è un luogo bello in qualche modo, e fede il pensier nega quel che il senso gli offria per vero, e praticamente il pensiero lo spinge a non credere a ciò che sta vedendo, un po' come era successo all'inizio con Tancredi, vede separato un mirto e là si indirizza dove praticamente il sentiero termina in una grande arena. Quindi diciamo che la scena è simile a quella che abbiamo visto con Tancredi. Tancredi parlava di un anfiteatro con una sorta di anfiteatro con un cipresso in mezzo, e qua parla di una piazza con il mirto in mezzo. Il mirto è strano perché appunto era straordinario rispetto alle altre piante lì presenti, spiegava i suoi grandi rami, più di un cipresso e più altezzoso di una palma, e stava fronteggiando sopra tutti gli altri alberi e sembrava essere il centro dell'intero bosco. Quindi il mirto è il centro di questa selva, l'amore, l'eros è il centro della selva, qui della selva così come la vede Rinaldo ovviamente. Fermo il guerrier nella gran piazza, affisa a maggior novitate allor le ciglia. Quercia gli appar che per se stessa incisa apre feconda il cavo ventre a figlia e nesce fuor vestita in strana guisa ninfa d'età cresciuta, o meraviglia, e vede insieme poi 100 altre piante, 100 ninfe produr dal sem pregnante. Allora, il guerriero, cioè Rinaldo, si ferma in questo grande spiazzo e punta ancora di più gli occhi in una cosa straordinaria che sta vedendo. Gli appare una quercia che sembra avere praticamente il ventre inciso, quindi sembra essere praticamente, come dire... Sembra essere una donna fondamentalmente, perché questa quercia ha un ventre gonfio, è come se da questo ventre venisse fuori una figlia, quindi è come se fosse una donna incinta che aspetta un bambino, feconda, ecco. E da questa quercia viene fuori, come se fosse una figlia appunto, una nuova pianta già adulta, anche se appena nata. Quindi praticamente vede un albero che sta generando un altro albero, come se fosse il corpo di una donna, perché parla di un ventre fondamentalmente, il ventre è figlia, cioè produce una creatura, creatura che è già adulta, e vede poi altre piante fare lo stesso coso con questi seni, con questo ventre gravido, pronto per la maternità. Quindi vede praticamente il mistero della fecondità e della maternità nell'ambiente intorno a sé. Sono delle piante che sembrano dei corpi femminili. Perché questo, vi ripeto, è il problema di Rinaldo, ciò che aveva allontanato Rinaldo dall'obiettivo religioso era l'eros, quindi il contatto con la donna, in modo particolare con Armida. Quai le mostre la scena, o quai dipinte talvolta rimediam debbo scarecce, nude fra le braccia e il lapito succinte, con bei coturni e con disciolte trecce, tali in sembianza si vedeano le finte figlie delle selvatiche cortecce, se non che invece d'arco di faretra, chi ti è leuto, chi viola, eccetera. Allora, che cosa dice qua? Come nella scena teatrale o a volte dipinte, a volte vediamo le divinità boscherecce, cioè le ninfe, che stanno con nude, con le braccia nude, con gli abitini corti, con i bei sandali alti e le trecce sciolte, e così praticamente si mostravano a Rinaldo questi nuovi alberi che avevano appunto le sembianze di donne. E invece di portare l'arco e la faretra, che è il contenitore per le frecce, queste nuove piante tenevano il liuto, che è lo strumento musicale, a corde, la viola o la cetra. Quindi praticamente sono un po' richiamano l'immagine delle ninfe del trionfo di Bacche e Arianna, sembrano delle divinità boscherecce. Quindi diciamo che da questo punto di vista la selva assume un'immagine piacevole agli occhi di Rinaldo. Mi vedo singhiosa. E cominciar con stor danze e carole, di se stesse una corona ordiro, e cinsero il guerrier siccome sole, esser punto rinchiuso entro il suo giro. Allora, che ha detto qua? Cominciarono queste piante, queste donne a forma di pianta, a intonare danze e canti a corona, quindi a cerchio intorno al guerriero, come è solito essere fatto chi viene appunto racchiuso dentro un cerchio, cioè diventa il cerchio di una circonferenza, Rinaldo. Le piante gli sono tutte quante attorno e sembrano appunto cantare e danzare.
Cinser la pianta ancora, e te paroli nel dolce canto lor da lui s'udiro. Ben caro giungi in queste chiostre amene, o della donna nostra amore spene. Quindi le piante si radunarono ancora di più intorno a lui e pronunciarono questo dolce canto che da lui fu così sentito. Giungi in questi luoghi piacevoli, tu che sei amore e speranza della nostra Signora, perché l'albero del mirto è Armida. Cioè, è l'immagine di Armida, quindi c'è lo specchio rispetto a Clorinda. Giunge aspettato a dar salute allegra, d'amoroso pensiero arsa e ferita. Questa selva, che dianzi era sì negra, stanza conforme alla dolente vita, vedi che tutta al tuo venir s'allegra e in più leggiadre forme è rivestita. Tale era il canto, e poi dal mirto uscì a un dolcissimo tuono e quel s'apria. Si è arrivato aspettato a portare la salute alla nostra padrona malata, che è arsa e ferita dal pensiero amoroso, perché Armida si era sentita abbandonata dopo la partenza di Rinaldo. Questa selva, che prima era così scura, adesso che è un colore che si adeguava allo stato d'animo luttuoso di chi è stato abbandonato dall'amore, vedi che adesso al tuo venire si rallegra tutta e assume forme più leggiadre. Questo era il canto, e poi dal mirto uscì un tuono forte e il mirto si aprì. Il fatto che il mirto si apre fa riferimento al campo semantico della donna che è pronta ad accogliere l'uomo nell'atto sessuale. Come vedete, è un paesaggio non soltanto descritto con toni di sensualità, ma che fa comunque allusioni all'amore inteso in senso naturale del termine. Ecco perché Tasso non voleva che questa versione della Gerusalemme liberata circolasse, perché era ben consapevole di come la Controriforma fosse contraria alla tematica amorosa. Vedete, è molto più esplicito Tasso in quest'opera rispetto ad Ariosto. Tasso aveva paura di parlare di amore da questo punto di vista, perché viveva in un'epoca in cui, ad esempio, il Decameron era stato censurato per molto meno. Quindi, insomma, lui era consapevole di quanto effettivamente stava scrivendo. Però l'opera è iniziata a circolare lo stesso e, grazie al cielo, l'abbiamo. Già nell'aprir d'un rustico sileno meraviglie vedea l'antica etade, ma quel gran mirto dall'aperto seno immagini mostrò più belle e rade. Donna mostrò ch'assomigliava appieno nel falso aspetto angelica beltade. Rinaldo guata e di vedergli è avviso le sembianze d'Armida e il dolce viso. Un rustico, diciamo un silvestre sileno, vi ho spiegato che cos'è il sileno, è l'immagine di questa divinità che fuori ha la forma di un satiro, poi si apre e dentro c'è l'immagine della divinità. Quindi quando si apre un sileno silvestre, dentro si vede che nasconde l'immagine delle antiche divinità. Ma quel mirto, quando si è aperto, quando il petto di quel mirto si è aperto, ha mostrato ancora immagini più belle e rade, cioè praticamente rare. Ha mostrato una donna che assomigliava in pieno a quell'aspetto angelico di Armida. Rinaldo la guarda e a guardarla si convince che appunto quella che ha di fronte è Armida e quella è il suo dolce viso. Quindi dentro la scorza c'è l'immagine di Armida come in un sileno. Quella lui mira in un lieta e dolente, mille affetti in un guardo appaion misti, poi dice: Io pur ti veggio, e finalmente pur ritorni a colei da cui fuggisti. A che ne vieni? A consolar presente le mie vedove notti e i giorni tristi? O vieni a mover guerra, a discacciarmi, che mi celi il bel volto e mostri l'arme? Quella la guarda lieta e allo stesso tempo dolorosa. E, in uno sguardo si vede la coesistenza di mille sentimenti contrastanti e dice: Anche io ti vedo e finalmente sei tornato da colei dalla quale sei fuggito. Ma perché sei venuto? Sei venuto a consolare le mie notti vedove perché appunto le ho trascorse senza di te e i miei giorni tristi? Oppure sei venuto qui a farmi guerra, ad allontanarmi, cioè a rinnegarmi e quindi a celarmi il tuo bel volto e a mostrarmi le armi? Cioè sei venuto per stare in amore con me o per farmi guerra? Giungi amante o nemico? Il ricco ponte io già non preparava ad un uomo nemico, né gli apriva i ruscelli, i fiori, le fonti, sgombrando i dumi e ciò che ai passi e intrico. Sei venuto qua come un mio amante o come un nemico?
Perché io non, in qualche modo, non ho preparato la strada. Il ponte era un ponte d'oro che si è mostrato agli occhi di Rinaldo per accedere alla selva. Sta dicendo Armida: io non ho preparato questo ricco ponte d'oro per far entrare nella selva, per far arrivare fin qui un nemico. Non gli ho aperto i ruscelli, non gli ho mostrato i fiori, la fonte, non ho allontanato praticamente le spine per rendergli il cammino più facile. Cioè, io qui ho accolto un amante, ma se tu sei venuto come nemico, una cosa non va bene. Vedete come la selva è identica a quella di prima, però il significato è totalmente opposto. Togli questo elmo ormai, scopre la fronte e gli occhi, agli occhi miei, s'arrivi amico. Giungi i labbri alle labbra, il seno al seno, porgi la destra alla mia destra almeno. Quindi togliti l'elmo ormai, mostra la fronte libera e fatti guardare faccia a faccia, mostra i tuoi occhi, specchia i tuoi occhi nei miei occhi, fammi vedere se sei qui in veste di amico. Baciami, congiungi le tue labbra alle mie, stringimi perché dice stiamo petto a petto, dammi la mano destra, cioè cammina insieme a me. Seguia parlando e in bei pietosi giri volgeva i lumi e scolorì i sembianti, falseggiando i dolcissimi sospiri e i soavi singulti e i vaghi pianti, tal che incauta pietate a quei martiri intenerir potea gli aspri diamanti. Ma il cavaliero, accortosi, non crudo, pur non battende e stringe il ferro ignudo. Continuava parlando e nei sospiri pietosi girava gli occhi e cambiava colore, falseggiando, cioè simulando dolcissimi sospiri e soavi singulti e inutili pianti. Tale che una preda incauta a quei segni di sofferenza si sarebbe intenerito, quelle manifestazioni avrebbero impietosito persino i diamanti. Ma il cavaliere Rinaldo, che era attento e non crudele, ma era consapevole che quello appunto si trattava di un inganno, non vi diede ascolto, ma al contrario strinse ancora di più il ferro ignudo, cioè la spada sguainata. Vassene al mirto. Allor colei s'abbraccia al caro tronco e si interpone e grida: Ah, non sarà mai ver che tu mi faccia oltraggio tal che l'albor mio recida. Deponi il ferro, dispietato, o il caccia, pria che nelle vene l'infelice Armida. Per questo sen, per questo cor, la spada solo al bel mirto mio trovar può strada. Allora si avvicinò al mirto, quindi se ne andò al mirto. Che cosa fa? Abbraccia lei al caro tronco, cioè la stringe la donna al caro tronco, si mette in mezzo e grida: Non sarà mai che tu mi faccia oltraggio tale che possa strappare l'albero. Cioè, praticamente sta dicendo: Armida, quando si vede stretta tra Rinaldo e l'albero, dice: Tu non mi potrai, non avrai il coraggio di togliermi, di uccidere l'albero di Mirto. Cioè, non avrai come aveva detto praticamente Clorinda, lo spirito di Clorinda a Tancredi. Metti da parte il ferro, la spada spietata, aspetta, mi sono bloccata. Metti da parte la spada o spietato, oppure affondalo nelle vene dell'infelice Armida. Attraverso questo petto, con questa spada, attraversami il cuore e stringimi praticamente e affondalo nell'albero stesso. Cioè, gli stai dicendo: Non puoi colpire il mirto se non attraverso me, perché sono in mezzo a te e al mirto. Non avrai il coraggio di uccidermi, questo sta dicendo Armida. Egli alza il ferro e il suo pregar non cura, ma colei si trasmuta, o novi mostri, siccome avvien che d'un'altra figura, trasformando rependo il sogno mostri. Così ingrossò le membra e tornò oscura la faccia e vi sparì gli avori e gli ostri. Crebbe in gigante altissimo e si fe con 100 armate braccia umbriareo. Allora, dice, Rinaldo alzò allora la spada e non prestò attenzione alle preghiere di Armida, per cui lei si trasformò, cosa incredibile, così come avviene che prenda un altro aspetto, trasformandosi immediatamente, e questo sveli il sogno. Ingrossò le membra e cambiò la faccia in oscura, e questo praticamente sparì il bianco e il rosso per questi colori oscuri. Divenne un gigante e assunse 100 braccia come Briareo. Briareo era un gigante che aveva 100 braccia. Quindi cambia completamente forma. Ci
50 spade in pugna e con 50 scudi di suono e minacciando freme. Ogni altra ninfa ancor d'arme s'ammanta, fatta un ciclope orrendo, ed ei non teme, raddoppia i colpi alla difesa pianta, che pur come animata i colpi geme. Questo mostro ha 50, in 50 braccia ha 50 spade, nelle altre 50 braccia ha 50 scudi e minaccia appunto di attaccare Rinaldo. Allo stesso modo ogni altra ninfa si arma, fatta un ciclope orrendo, praticamente prendendo le sembianze di un grande ciclope. I ciclopi erano dei mezzi giganti con un occhio in mezzo alla fronte, tipo Polifemo. Lui non ha paura, anzi raddoppia i colpi e sì, in qualche modo dà dei colpi molto più serrati alla pianta, che come se fosse animata geme, quindi avverte i dolori. Sembran dell'aria i campi campistigi, tanto appaiono le loro mostre e prodigi. Sembrano praticamente i campi dell'aria, sembrano, cioè gli spazi di questa selva, sembrano i campistigi, cioè sembrano praticamente luoghi infernali della palude stigia, tanto appaiono le loro mostre e meraviglie, cioè si vedono dei demoni fondamentalmente in questa selva. Quindi non è più l'Eros, ma in questo caso è il male che si mostra nella sua vera faccia. Sopra il turbato cielo, sotto la terra tuona, e fulmina quello e trema questa. Vengono i venti e le procelle in guerra, e gli soffiano al volto aspra tempesta. Ma pur mai colpo il cavalier non erra, né per tanto furor punto s'arresta. Tronca la noce e mirto parve. Qui l'incanto fornì sparir le larve. Quindi sopra tuonava il cielo e sotto tremava la terra. Quindi praticamente c'è come dire, anche a livello atmosferico, la selva cerca di intimorire Rinaldo, ma non ci riesce. Il cielo fa dei fulmini, la terra trema, arrivano venti e tempeste e gli soffiano al volto. E praticamente questi venti cercano di contrastare l'operato di Rinaldo con la tempesta. Eppure il cavaliere non sbaglia un colpo, né per il furore della tempesta si arresta. Riesce praticamente a tagliare di netto la noce, quella che in realtà a lui era apparso inizialmente come un mirto, in realtà era una noce, quindi tronca questa noce e adesso la vede come tale, non la vede più come mirto. E qui l'incanto finisce e i mostri spariscono. Tornò sereno il cielo e l'aura cheta, tornò la selva al natural suo stato, non di incanti terribili né lieta, piena d'orror ma dell'orrore innato. Ritenta il vincitor s'altro più vieta, che esser non pote il bosco ormai troncato. Poscia sorride e fra sé dice: o vane sembianze e folle, chi per voi rimane? Ritornò il sereno e l'aria tranquilla, e la selva ritornò al suo naturale stato, non terribile per le immagini mostruose, né felice, piena d'orrore, ma per l'orrore innato, cioè la selva continuò ad essere una selva, così come era una foresta antica, cioè non attraversata dall'uomo, che può fare paura per le bestie che puoi trovarvi, ma non perché è soggetta alla magia. Ritenta il vincitor s'altro più vieta. Allora, il vincitore prova, quindi Rinaldo, prova a vedere se c'è qualche altro incantesimo che impedisce appunto di tagliare altri alberi. Poi sorride e dice fra sé: vane sembianze e folle chi rimane attaccato adesso. Quindi Rinaldo dimostra che è in grado di andare oltre le apparenze, riesce a prendere distanze dal piacere dell'Eros, distrugge l'illusione del mago e rende la foresta quello che è. E in più qua abbiamo poi un commento, diciamo l'ultimo verso pronunciato da Rinaldo è un po' il pensiero dell'autore, quando dice le sembianze ingannano, quindi è folle chi si attacca solo alle sembianze, perché appunto c'è quel discorso tra essere e apparire che abbiamo visto essere presente già in Ariosto, quindi c'è un discorso in merito all'inganno, delle apparenze che ingannano. A volte ciò che è non è, cioè ciò che appare non è quello che è. E Rinaldo lo dimostra quando appunto ha cominciato dal fatto che trafigge distrugge questo mirto, in realtà è una quercia, è convinto di trovare Armida, ma in realtà è semplicemente un mostro che poi assume le sembianze di un gigante con 100 braccia. Quindi diciamo che le apparenze ingannano, sono apparenze frutto della magia, in questo caso delle forze demoniache, ma in entrambi i casi, in ogni caso, sono delle sembianze che spesso allontanano da quello che è l'obiettivo da percorrere nell'esistenza. Quindi, come si conclude il poema da lì a poco? Una volta distrutto l'incantesimo della selva di Sauron, cosa succede? Praticamente si creano nuove macchine e comincia l'assalto finale a Gerusalemme. Intanto, ripeto, i cristiani con l'assalto riescono a penetrare nelle mura. Tancredi e Argante riprendono il loro scontro, lasciato quello che dicevo la volta scorsa, riprendono il loro scontro. Vince Tancredi, ma
come dire, è molto ferito, per cui viene curato da Erminia che silenziosamente lo accoglie tra le sue braccia senza rivelare il proprio amore. Intanto praticamente l'esercito cristiano sta entrando, quello egiziano arriva sotto le mura di Gerusalemme e praticamente, che cosa succede? Rinaldo si distingue per la bravura nelle armi, più che Tancredi, è Rinaldo l'eroe cristiano che si distingue. Nello scontro finale ritrova Armida. Prima Armida vuole ucciderlo perché, non perché lo veda come un nemico religioso, lo vuole uccidere perché si sente tradita e abbandonata. Poi fugge e tenta a sua volta il suicidio perché non riesce a vivere senza Rinaldo. E Rinaldo glielo impedisce, cioè c'è la promessa del prenderla e farne la propria regina un giorno. Quindi diciamo che c'è il desiderio di andare oltre le divisioni, ma poi in realtà questo non si concretizzerà nel poema stesso, non sappiamo come andrà a finire, sappiamo soltanto che Rinaldo impedisce ad Armida di uccidersi, quindi c'è ancora un qualcosa che lega i due. Intanto, ripeto, Rinaldo si distingue, Goffredo riesce ad avere la meglio sull'esercito egiziano e quindi riesce a penetrare dentro Gerusalemme e a piantare il sacro vessillo e ad adorare praticamente il sacro sepolcro. Quindi il poema si conclude con la completa liberazione di Gerusalemme. Ecco perché la Gerusalemme è liberata. E con questo si concludono le nostre lezioni sulla Gerusalemme. Ciao!